Pronto? Mi senti? Che dà per il vecchio numero? È quello vecchio, sì. Infatti l'ho visto qui. Anche le altre volte, gli altri giorni l'ho chiamato al vecchio numero, eh. No, il tuo vecchio numero. Io c'ho solo questo di numero. Perché l'ho divisi Ferriani 1, Ferriani 2, adesso mi usciva Ferriani 1, vabbè. Boh. Che No, niente, sto facendo la registrazione con la telecamerina piccola. Pure se non faccio immagini, diciamo, no, non faccio zoom, eccetera, però si sente meglio, è più facile poi per registrarlo su YouTube e caricarlo sugli altri social network. Senti, allora, novità? novità, io sto leggermente meglio. Oh, meno male. Quindi è una bella novità. Bene, bene. Vabbè. Miglioramento si sente, Eh beh, ma oh, niente, stanotte mi è ritornato la tosse, il catarro, tutto il resto. ah, e vabbè. Cerca di curartela adesso, sai che è Certo. necessario non trascurare. Perché poi ti arriva tutto Sentiamo insieme. domani, potremmo fare una chiacchierata. Quando? Domani. Ma io veramente pensavo stasera 5 minuti non ce l'hai? Ma ce l'ho adesso, ci aspetti un momento, chiedo a mia moglie, se no lo facciamo dopo pranzo, dopo cena. Vabbè, vabbè, allora senti un attimo quella questione e poi eventualmente rimandiamo a Sì, va domani, bene, dai. sì. Eccoci qua, allora io sto registrando, ti tira fuori il tema che vuoi affrontare. Vabbè, ma tu parla. Di che parlo? Non c'ho novità io, niente di niente. L'unica novità che c'è è che c'è un tentativo, secondo me, di riavvicinamento del nostro amico che sappiamo, perché ha scritto delle cose lodandoci. E, diciamo, dandoci lustro, ecco così, insomma, capito? Vabbè, avrà capito che forse gli conveniva fare la persona seria. Vabbè, pazienza. Senti, va bene. Allora, ci sono tante cose da dire volendo. Andando a spulciare tra i tanti documenti, il mio possesso, eccetera, ho trovato un libro molto importante sul quale io mi vorrei soffermare questa sera. Ok, e cioè? Intitolato Carlo Urbani, Le malattie dimenticate. Ah. Poesia e lavoro di un medico in prima linea. E quindi? Quindi è molto importante parlare di queste cose perché oggi ci sono pochi personaggi di grande squallore invece che spessore, i quali sgomitano per mettersi in vista cercando poi di dimenticare o far dimenticare tutto il resto. Allora, questa è una cosa importantissima perché Carlo Urbani è quel medico che è stato lo scopritore della SARS Ah, ed ottimo. è morto, poveraccio. Anziano o Allora, giovane? questo Anziano o giovane? è giovane, relativamente giovane, sì. Era un personaggio
personaggio molto importante di cui io voglio leggere alcune cose. Ok. Soprattutto per ricordare questo personaggio, anche perché noi sappiamo che la SARS è molto affine a questo... Alla Covid, sì, sappiamo. Covid. Allora, questo serve perché noi dobbiamo dire in giro che noi siamo informati, conosciamo le cose, ci critichiamo, non critichiamo stupidamente e pedissequamente come fanno tutti coloro che stanno in televisione. Non puoi aprire la televisione che non c'è qualcuno che deve criticare, che deve dire, che deve confermare, che dire la sua. Infatti. E nessuno che prenda in considerazione i fatti reali, i fatti storici. Guarda, io ieri, a questo proposito, ti interrompo per fare, diciamo, una dissertazione che non c'entra per nulla in questo, che però riguarda tutto, e quindi anche questo. Mi è venuto in mente ieri, ad un certo punto, Karl Popper, ti ricordi? E allora, Karl Popper, che è un filosofo misconosciuto alla grande massa. No, assolutamente, no, non è vero. Parla. E allora, niente, ti volevo dire che lui aveva raggiunto nella sua dissertazione filosofica e filologica alcune convinzioni che contraddicevano al positivismo di tradizionale. È il fondatore dell'epistemologia. Bravo. Non è uno scherzo. Hai capito? E quindi lui seguiva la corrente di Heisenberg, anche lui sotto il profilo matematico-fisico. E quindi questo per dire... Mi senti? Come no? E questo per dire che c'è stato già 50 anni fa, 80 anni fa, gente che aveva capito perfettamente tutte le linee guida del comportamento filosofico e anche teorico umano, e anche delle regole della comunicazione e anche della scienza in generale. E quindi lui diceva che non esiste la verità assoluta, non esiste il fatto oggettivo, e per mille motivi che, insomma, adesso è troppo complicato in questa sede. Ma è in linea con la fisica quantistica. Esatto. Con la meccanica quantistica, esatto. Più o meno della stessa epoca. Allora, l'epistemologia, che lui ha fatto diventare una scienza a sé, che prima non esisteva, c'era un po' di filosofia della scienza. Infatti. E oggi è un elemento sostanziale, perché serve per capire il senso e il significato delle scoperte scientifiche e delle posizioni assunte dagli scienziati. Certo. Ma anche per quello che riguarda... Perché non si sa inquadrare in termini filosofici, la scienza non porta niente. Ma anche... Non solo filosofici, anche psicologici, perché anche la psicologia e il comportamento derivano dall'accettazione di una realtà oggettiva o meno oggettiva, o soggettiva certamente. Addirittura. E certamente, tanto è vero che tutto ciò che la scienza scopre di nuovo non è, nell'ottica dell'epistemologia, non è un processo meccanico. Infatti. È al contrario. Non c'è una conseguenza, un'azione, non c'è una causa-effetto diretto, c'è una causa-effetto in relazione al momento, al tempo, alle concause, eccetera. E soprattutto di pensiero e di intuizione. Certo. Alla luce di questo dobbiamo leggere alcune cose relativamente a Carlo Urbani. Certo, vai. Va ricordato quest'uomo, che nessuno lo ricorda. Ma lui quando è morto? Un 5 anni fa? 8 anni fa? Dunque, adesso te lo dico, c'è scritto qui. Dunque... Carlo Urbani, la tradizione di solidarietà italiana nella salute internazionale, di Lorenzo Savioli. Carlo Urbani muore il 29 marzo 2003. Quindi 15 anni fa più o meno, 18 anni fa. A Bangkok, in seguito alla malattia che lui stesso ha contribuito a identificare. Quindi aveva contratto la malattia, poveraccio. Sì, severo.
acute respiratory syndrome, SARS, che è la stessa cosa del del virus di oggi, coronavirus di oggi. Certo, certo. Aveva fatto la morte che avevano fatto i coniugi Curie. Esattamente, esattamente. Quindi un martire della scienza proprio. E questo sì, certo, cioè, no, della scienza e della scienza medica, perché i Curie vanno ovviamente assimilati ai grandi martiri della scienza medica. E certo. Carlo era l'esperto di malattie infettive e parassitarie presso la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ad Hanoi, in Vietnam. Nel mese di febbraio 2003 viene richiesta la sua consulenza sul caso clinico di una sospetta polmonite atipica in un uomo d'affari americano che era stato ricoverato presso l'ospedale francese di Hanoi. Carlo intuisce immediatamente la gravità della malattia ed è consapevole del pericolo dell'infezione. Consiglia allo staff dell'ospedale di adottare misure preventive quali l'isolamento dei pazienti, maschera con filtro e camici protettivi, che non erano presidi di routine in Vietnam. Il 9 marzo, insieme alla dottoressa Pascal Bridon, rappresentante dell'OMS in Vietnam, Carlo incontra alte cariche del Ministero della Sanità, illustra il pericolo del contagio, il bisogno di isolare i pazienti e controllare i viaggiatori nonostante il possibile danno all'immagine e all'economia del paese. Carlo informa anche la task force di sorveglianza globale delle epidemie dell'OMS, lanciando l'allerta mondiale sulla SARS, che permetterà la risposta coordinata e globale contro questa nuova malattia. Grazie a questa azione tempestiva in Vietnam l'epidemia rimane sotto controllo. Tuttavia, a causa del contatto quotidiano con i pazienti infetti, Carlo contrae la SARS l'11 marzo a Bangkok, viene ricoverato in ospedale e posto in isolamento. Muore 3 settimane dopo. Questo è un punto cardine che noi dobbiamo dire, perché noi le cose ce le ricordiamo, e ce le ricordiamo anche in senso positivo e anche in senso negativo, perché qui le speculazioni, io ricordo ancora le speculazioni che fecero sulla SARS, i tentativi di imporre col terrore strani vaccini e roba di questo genere, me lo ricordo benissimo. No, io no, io a quell'epoca non mi ricordo di niente di questo evento. Ma io ero molto spesso presso l'Istituto Superiore di Sanità a vedere cosa facevano, insomma. Proseguo con un'altra lettura di un'altra pagina. Tutti i ricordi che certo non possono colmare il vuoto che Carlo ha lasciato nel nostro gruppo, perché questo qui era attivissimo, un italiano attivissimo nel settore della cura, della prevenzione, dell'organizzazione delle malattie infettive, eccetera. È il vuoto che Carlo ha lasciato nel nostro gruppo di amici italiani impegnati a lavorare per la salute internazionale. Tutti noi condividiamo, seppure con le nostre diversità politiche e religiose, lo stesso spirito umanitario basato sulla giustizia sociale, il diritto alla salute e la solidarietà internazionale che oggi sono... Tutte cose che si sono perse per strada con questa cazzo di vicenda del coronavirus. La moglie di Carlo, Giuliana, telefonandomi da Bangkok, mi disse che pochi giorni prima che il marito si ammalasse avevano avuto una discussione. Lei era molto preoccupata che lui lavorasse a contatto così stretto con i pazienti affetti da una malattia tanto grave e altamente infettiva. E Carlo le rispose, mi senti? Sì, vai avanti. Carlo le rispose: se non posso prestare la mia opera di medico in queste situazioni, per che cosa sono qui? Per accidenti, alla posta elettronica. Un bel fegataccio, cocktail, un bel fegataccio, dico, un bel fegataccio. È certo, un marchigiano,
che cosa sono qui? Per rispondere alla posta elettronica, andare al cocktail di rappresentanza e scrivere rapporti di missione? Questo era lo stile di Carlo, è un monito per tutti noi dell'OMS, delle organizzazioni internazionali e delle ONG. Ci ricorda quali motivazioni dovrebbero sempre caratterizzare il nostro lavoro a sostegno dei paesi in via di sviluppo e dei più poveri che non hanno voce. Infatti. Continuo perché ho selezionato alcuni pezzi, perché sono molto importanti. Vai, vai. Carico di malattie e morte delle malattie dimenticate nel 2001, malattia AIDS, morti 2.900.000, cause perinatali 2.500.000, diarree 2.000.000, elminti intestinali 135.000, infezioni respiratorie acute 4.000.000, malaria 1.500.000, malnutrizione 500.000, morbillo 750.000, schistosomiasi 200.000, tubercolosi 1.600.000. Ce n'è di meno perché si possono curare queste, certo, malattie. Certo. Poi ci sono altre considerazioni che poi dobbiamo assolutamente dire. Allora, proseguiamo. Basta un dato: negli ultimi 20 anni, tra i 1.233 nuovi farmaci offerti dal mercato internazionale, solo 11 avevano come indicazione malattie tropicali. Stiamo molto attenti su questa cosa, perché queste sono le politiche delle multinazionali. Il marketing sopra qualunque altra ragione. Certamente. Ma per che cosa? Per cose inutili del mondo occidentale, che perché è sicuro che le paga. Ah, certo. Certo. La cosa che va detta in tutto questo è che una volta fatta la ricerca e trovato la soluzione medica, la panacea o quella come la vogliamo chiamare, il costo della produzione del medicinale è quasi pari a zero. Cioè non esiste niente al mondo di nell'industria di qualunque genere che costi meno che produrre un vaccino o un qualunque... Ed è lì che la finanza internazionale si butta a capofitto, è normale. Allora, negli ultimi 20 anni, tra i 1.233 nuovi farmaci offerti dal mercato internazionale, solo 11 avevano come indicazione malattie tropicali, e di questi 7 venivano dalla ricerca veterinaria. Quindi degli altri... Allucinante! Incredibile! Per cui appena lo 0,3% della ricerca farmaceutica contemporanea è indirizzato alle malattie, ai vertici di ogni classifica mondiale. Allora bisogna ricordare a questo proposito che la maggior parte di quei milioni di morti per le varie malattie nel 2001 e tutti gli anni successivi, ancora tuttora in questo momento, vengono prevalentemente dai paesi del terzo e del quarto mondo, e quindi è lì che andrebbe fatta il combattimento. È la pulizia, certo. È chiaro, no? Allora, mi senti? Sì, vai, vai. È indirizzata alle malattie, ai vertici di ogni classifica mondiale di morbosità e mortalità. Perché? Semplice, perché queste malattie imperversano in mercati poco remunerativi. E certo. Le priorità sono quindi più di ordine economico commerciale che medico. E certo. Da un lato fiumi di miliardi vengono investiti sulla ricerca di nuove pillole contro l'obesità, l'impotenza, dall'altro quasi niente per malattie tropicali. Se poi talvolta c'è l'evidenza, una multinazionale farmaceutica giunge a sintetizzare un farmaco attivo su una malattia tropicale, spesso il fabbricante decide di non commercializzarlo. Addirittura. Sì, poiché la sua vendita sarebbe poco remunerativa nei paesi dove i pazienti interessati sono concentrati.
A volte, per la stessa ragione, farmaci già disponibili, efficaci e semplici da somministrare, scompaiono improvvisamente, come è stato il caso della sospensione oleosa di clorampenicolo, usata per trattare la meningite meningococcica, malattia capace di uccidere in 24 ore. Sì. Tale farmaco era l'alternativa al trattamento con ampicillina, che richiede 4 infusioni endovenose al giorno, contro un paio di iniezioni intramuscolari in 3 giorni per il clorampenicolo. Incredibile. Una bella differenza per trattare pazienti. Il cinismo la fa da padrone proprio nell'ambito, eh? Certo, è quello che dobbiamo denunciare. È una bella differenza per trattare pazienti in strutture sanitarie carenti di materiale e igiene. Altro esempio, quella della eflornitina. Questo farmaco serve per trattare lo stadio avanzato della triponosomiasi, più conosciuta come malattia del sonno, sì, trasmessa dalla famosa mosca. Sì. Mentre il vecchio farmaco usato, un derivato dell'arsenico, estremamente tossico e somministrabile in dolorose iniezioni, diveniva anche inefficace per l'insorgenza di ceppi di parassiti resistenti, appare questo nuovo ritrovato. Sfortunatamente 2 anni fa la ditta produttrice e detentrice del brevetto ha deciso di sospenderne la produzione per motivi commerciali. Incredibile. E i circa 300.000 malati si vedono riofrire il vecchio, e quello si chiamava Melarsoprol, derivato dell'arsenico. Quanto accade in questo mercato globalizzato? Questa è una denuncia che facciamo noi. Tra l'altro c'era una dichiarazione, che io mi sento di sostenere, di Meluzzi, e quale in un intervento che ha fatto in TV non so quale ha dichiarato che sarebbe stato utilissimo l'utilizzo della vecchia clorochina, del chinino, quello che, certo, che noi chiamiamo chinino di Stato, certo, che è stato fatto sparire, perché ti ricordi che te l'avevo detto, io andavo alla ricerca del chinino di Stato obbligatorio per legge in tutti i negozi di e non ce l'aveva più nessuno. E non ce l'ha più nessuno, e questo sarebbe una... E quindi Meluzzi, che è medico, è un medico che sa fare il suo mestiere, anche se è un medico psichiatra, è un medico di grande esperienza, ha detto che bastava la clorochina. Ma quindi tutta la questione è spiegata bene in queste pagine che sto leggendo. Vai. Uno dei problemi principali è causato dal brevetto che protegge il farmaco. Il brevetto rappresenta un diritto sacrosanto dell'industria per salvaguardare i frutti dei suoi investimenti e sperimentazioni. Sì, ma non 25 anni, 25 anni di diritto d'autore, diritto industriale non va bene. Ti do 5 anni, te, in modo che tu recuperi infatti i tuoi costi. Ma no, ci devono essere delle leggi internazionali che ovviamente sono tutti venduti, chi le certo fa? Le deve fare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche questo. Però bisogna ricordare che alcuni medicinali in Russia sono fatti su replicando i medicinali italiani e o internazionali e non rispettando i brevetti. L'India ha fatto così. Ha fatto benissimo. Ha fatto così. Il Messico ha fatto così. Ha fatto la benissimo. Ha fatto così. Ma che scherziamo? Infatti. Ma che scherziamo? Infatti l'India ha detto, sì, bene, chi se ne frega. Questo dice, no, ma questo è il brevetto. Guarda. No, ma anche io... A proposito dell'India, bisogna ricordare che ci sono medicinali che qui in Italia costano 700-800 euro a scatoletta, quando in India costano 3, 4, 5 rupie. Certamente, è ovvio. Zero. Tra l'altro non li avrebbero potuti comunque vendere, in ogni caso. Allora, accade però che i brevetti si tramutino in micidiali armi che limitano l'accesso ai farmaci. Esistono paesi definiti in via di sviluppo, ma in realtà detentori di tecnologie sufficienti per una produzione
farmaceutica. Nazioni come India, Thailandia, Sudafrica e Brasile sono in grado di produrre farmaci utili per le loro popolazioni e quindi rivenderli a prezzi accessibili. Il prezzo di farmaci come il fluconazolo, efficace in gravi infezioni fungine, crolla così dai $20 al giorno per un trattamento in Kenya, dove è importato, a meno di $1 al giorno. Certo. In Thailandia. Certo. Dove è prodotto da un'azienda nazionale. Certo. Questo è reso possibile da una norma che si chiama, attenzione importantissimo, compulsory licensing o licenza obbligatoria. Quindi è una norma internazionale che si chiama compulsory licensing o licenza obbligatoria. A questo proposito, ti interrompo un attimo, solo perché mi è venuto in mente, ti ricordi quando una ventina d'anni fa ci fu la liberatoria, diciamo la demonopolizzazione dei brevetti dopo 25 anni e cominciarono a uscire sul mercato i farmaci generici, che all'epoca io mi ricordo che compravo l'acido acetil salicilico, aspirina a 2000 lire, sì, mi pare. È stata una battaglia con la quale ho partecipato anche. Lo so, apposta te la ricordavo. No, perché lì è successo la stessa cosa. Cioè, praticamente inizialmente hanno liberalizzato il mercato e quindi si sono introdotti dei nuovi produttori che hanno calato i prezzi in maniera veramente notevole. Ma nel giro di qualche anno le grandi multinazionali internazionali si sono fagocitate le piccole aziende che vendevano i prodotti generici e che ora sono le stesse che producono sia il prodotto originale sia il clonato. E adesso una scatola di aspirina, anche se generica, costa 6 euro. Certo. Cioè hanno riportato i costi del generico quasi a quello dell'originale. A questo punto la domanda che sorge è: etica e sviluppo economico del settore farmaceutico sono obiettivi incompatibili? Assolutamente sì. Le più autorevoli riviste mediche internazionali, per esempio il British Medical Journal o il JAMA, sostengono che l'etica è compatibile con l'economia. Per questi medici che operano in contesti del genere sono stanchi di dover pensare di fronte all'ennesima morte di un loro paziente. Mi spiace, stai morendo a causa di una inadeguatezza del mercato. Allucinante. Il caso dell'AIDS mostra poi cifre apocalittiche. Il 95% dei malati di AIDS nel mondo non ha accesso a farmaci efficaci per restituire salute e dignità. Ma fatto ancora più grave, i trattamenti per ridurre significativamente la trasmissione verticale dell'infezione da madre sieropositiva a figlio al momento del parto non sono disponibili. Proprio nei paesi dove questa modalità di trasmissione sta segnando le nuove generazioni, condannando a morte entro 8 anni un bambino già al momento della sua nascita. Condannata a morte irrevocabile. Sì, farmaci come la AZT o la nevirapina, efficaci anche se somministrati per solo 4 settimane intorno alla data del parto, sono vittime delle stesse regole di mercato. Spietati brevetti ne commettono né permettono la vendita a prezzi proibitivi e ne impediscono la produzione da parte di altre aziende. Sì, è vero, si può sempre applicare la licenza obbligatoria. Ci ha provato la Thailandia, attenzione, questo è importante, ci ha provato la Thailandia iniziando a produrre AZT per le sue donne, tantissime, incinte e sieropositive. Il costo del farmaco è stato abbattuto del 7000%. È classico. Classico. La reazione degli USA, dove risiede la ditta detentrice del brevetto, è stata: non possiamo impedirtelo, ma possiamo però ridurre le importazioni dalla Thailandia.
cosa insostenibile in questo momento di crisi economica. Allucinante. Ecco come vanno le cose: farmaci che ci sono ma costano troppo, farmaci che esistono ma non vengono prodotti, germi che divengono resistenti ai comuni trattamenti, TBC, leishmaniosi, tripanosomiasi, eccetera. Ma le ricerche farmaceutiche, altri obiettivi e le cifre di morte e malattie continuano ad avere parecchi zeri nei paesi dei poveri del mondo. Quello che basterebbe è esigere un diritto alla salute per tutti. Già sentito? Oh, poi il costo umano dei brevetti. Il costo umano dei brevetti. Allora, la globalizzazione implica una strategia basata sulla liberalizzazione dei mercati e sull'assunto che il libero flusso di merci, capitali e informazioni produrrà il miglior risultato per lo sviluppo economico. Tuttavia, secondo l'ultimo Human Development Report, questa filosofia ha i suoi vincitori e i suoi sconfitti. E i paesi poveri sono quelli che perdono perché le regole del gioco sono contro di loro. In particolare, ecco che cosa influenza negativamente la disponibilità di farmaci per i paesi in via di sviluppo: l'accordo sui TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, ovvero i brevetti che proteggono su scala mondiale la proprietà intellettuale industriale. Interrompo un attimo per ricordare ai nostri amici che ci ascoltano che noi nel corso degli anni, a partire dal 2014 e poi successivamente, abbiamo fatto tutta una serie di denunce contro una serie sconosciuta di trattati internazionali firmati dal nostro paese, in cui si impediva ai cittadini e alle società, agli soggetti giuridici italiani, di intervenire contro tutti i difetti, tutte le carenze, tutte le incongruenze rispetto alle normative italiane e anche internazionali, certo. E per creare praticamente una specie di impedimento alla giustizia e una, come si dice, immunità assoluta agli imprenditori internazionali, prevalentemente con base in America, negli Stati Uniti. E questa è una delle truffe più importanti sottintese in quella che viene chiamata Unione Europea, la quale permette appunto di giocare sull'equivoco, per cui governanti italiani venduti agli interessi multinazionali, con la scusa di normative europee, le quali ci sono ma sono illegali, o comunque sarebbero comunque illegali in Italia, stante le leggi preesistenti, questi vanno firmando delle cose assolutamente illegali, che però alla fine giustificano dicendo che l'ha voluto l'Europa. Eh sì, infatti. Questo è un equivoco terrificante fatto appunto a questi mascalzoni, come hanno fatto di recente, mi hanno raccontato, che hanno in un certo senso sequestrato dei manifestanti, mi pare 2-3 giorni fa, in centro, quella via parallela a via del Tritone. Sì, via del Tritone, vabbè, non mi viene in mente. Porco, un nome notissimo. Via Tomacelli, Via Tomacelli, sì. Via Tomacelli, facevano una manifestazione e hanno chiuso da una parte e dall'altra la polizia. Messi dentro e praticamente incastrati tutti quanti come fossero delle pecore. Appunto. Allora, seguila, dai. Che proteggono su scala mondiale la proprietà intellettuale industriale. Così i brevetti sui farmaci detenuti dalle compagnie farmaceutiche proteggono per 20 anni la loro produzione. Ma in caso di emergenza, come è stato deciso su proposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci
ci sono due possibilità di sfuggire alle disposizioni sui TRIPS. La prima è quella di compulsory licensing, o licenza obbligatoria, che permette a uno Stato di autorizzare in ragione di un pubblico interesse un'impresa locale a produrre un farmaco protetto da brevetto semplicemente dietro una piccola e sostanziale retribuzione all'azienda che la detiene. È un diritto importante e vitale per i paesi del sud del mondo. Però finora i paesi che hanno tentato di applicarlo, Sudafrica, India e Thailandia, si sono visti vittime di pesanti ritorsioni commerciali e minacce da parte degli Stati Uniti, certo, dove si trovano i principali laboratori farmaceutici. I difensori e i propagatori della democrazia, no? È sempre la conoscenza. Infatti, come te sbagli. Altra possibilità è quella dell'importazione parallela, che consiste nell'importare il farmaco necessario dai paesi dove sono venduti meno cari, piuttosto che dal paese in cui il brevetto è riconosciuto. Anche questo però esporrebbe i paesi poveri a ricatti economici. E con questo chiudiamo questo capitolo, che è importante. Mi sembra veramente eccellente questo discorso. La gente deve capire e sapere che c'è in atto questa lotta fra il diritto alla salute e la finanza internazionale rapinatrice. E serve anche per denuncia di tutte le cazzate che dicono giornalmente, senza lasciare spazio a tutti i livelli delle televisioni italiane, illustri personaggi i quali disquisiscono sia pure di cose importanti, ma sempre ignorando una realtà e soprattutto ignorando un autentico eroe della medicina, qual è stato Carlo Urbani. Io però vorrei concludere aprendo un altro libro, perché anche quest'altro libro è piuttosto interessante. Stringi, che siamo già a 40 minuti, siamo già a 40 minuti. No, chiudo subito. È di Roberto Vacca, La via della ragione, le regole di una nuova morale per il terzo millennio. Diciamo chi è Roberto Vacca. Sì, non so se tu te lo ricordi, c'è stato un momento in cui Roberto Vacca andava molto di moda. Andava in televisione continuamente. Nato nel 1927, probabilmente morto. Ingegnere elettronico e sistemista, è stato dirigente industriale. Tiene seminari e corsi su previsione tecnologica, comunicazione, marketing e qualità totale. Realizza programmi televisivi di divulgazione tecnica, scientifica e economica. Fra i suoi libri, il famoso Il Medioevo Prossimo Venturo, 1971. Dio e il computer, 1984. Rinascimento Prossimo Venturo, 1986. Anche tu matematico, 1989, comunicare come, 1990, questo barbaro dominio, 1991, carezzate con terrore la testa dei vostri figli, 1992. Ora, questo Medioevo Prossimo Venturo fece molta impressione, perché preannunciava comportamenti che oggi cominciamo a vedere realizzarsi anche grazie a questa epidemia. Questa epidemia che ha isolato i cittadini creerà di sicuro anche un riflesso condizionato, per cui si continuerà a rimanere isolati e a dimenticare vecchie abitudini di vita associata. Invece io volevo leggere una frase che è molto interessante, perché obiettivamente aspetta, però, dove dice una frase che ho sottolineato, il principio di Thoreau, sì, che dice: il solo obbligo che io abbia
il diritto di assumere e fare in ogni momento quello che penso sia giusto. Dice che questo principio è quantomeno incompleto. Non possiamo prendere le nostre decisioni momento per momento, dobbiamo meditarle prima. Certo. Solo dopo aver meditato avremo il diritto al dissenso e potremo discutere se debba essere violento o no. La questione non può essere decisa in generale. Il ricorso alla violenza può anche essere giusto, però dobbiamo attenderci la reazione dei poteri pubblici delegittimati o no, e questo mi sembra assolutamente vero. In conclusione, nessuno ha il solo dovere di fare quello che gli sembra giusto in ogni momento, invece abbiamo il dovere di capire la complessità, una componente ineliminabile del nostro mondo. La complessità può darci noia, come spesso ci danno noia i governi e i difetti della tecnologia, ma allora non dobbiamo combatterla o rifiutarla totalmente, dobbiamo capirla meglio, e il discorso è assolutamente condivisibile. Poi c'è un'altra cosa che io non riesco a trovare, dove lui dice una frase molto importante relativa alla estorsione di soldi che ci hanno portato via quel 0,6% di cui siamo stati derubati dei nostri possedimenti nelle banche. Sì. E su questo ne parleremo un'altra volta. È stato Amato, se mi ricordo bene, no? Eh? È stato Amato. È stato Amato, certo, ha detto il dottor Sottile. Se mi capitasse tra le mani gliela faccio pagare, ti assicuro. Tranquillo. Ti assicuro. Va bene. Allora, dai. Perché sto figlio di puttana, io che ricevevo lo stipendio e entro il mese lo finivo tutto, che cosa ha fatto? I soldi li ha presi il 27 del mese. Lo so. Capito? Ma ha beccato pure a me, quasi tutti ha beccato. Sì. Delinquente lo stato puro. Mi dispiace veramente di non essere riuscito a trovare quel concetto relativo a questa cosa, perché dove dai consigli sui comportamenti, e non riesco a capire come mai non riesco a trovarlo. Vabbè, dai, lo dici un'altra volta, siamo a 45 minuti. Sì. Un'ultima occhiata, eccola qui, allora, conclusione di tutta la nostra chiacchierata. Io sono convinto che i nostri vincoli economici né sociali sono culturali, anche per noi. Quando la nazione capisce davvero i meccanismi dei processi economici, politici e sociali, allora le soluzioni emergerebbero facilmente. Per questo, se si diffondesse cultura in dosi massicce, per esempio attraverso la televisione di Stato, potremmo dire che la rivoluzione sarebbe compiuta. Questa diffusione, purtroppo, avviene ancora con una lentezza esasperante, comunque se ne vedono alcuni segni. Per esempio, non solo gli opinionisti dei giornali, ma anche la maggioranza dei cittadini hanno giudicato correttamente in modo negativo le manovre finanziarie dei vari governi italiani. Hanno giudicato correttamente in modo negativo le manovre finanziarie dei vari governi italiani. È certo. Le loro decisioni sono state così insulse e spesso così rapidamente rimangiate, e oggi è peggio, è ancora peggio, siamo in mano ai presi, all'economia. Ma non solo è insulso il comportamento, è deviato, è corrotto, è colluso al sistema finanziario internazionale, è lì il problema, non è che sono solo dei coglioni. A sua volta è dominato dalle finanze del Vaticano. Certo. Le loro decisioni sono state così insulse e spesso così rapidamente rimangiate che il giudizio
non era difficile, però è buon segno che sia dato correttamente da tanti ed è segno della loro fine imminente che i ministri delle finanze siano così pezzoni. Nel merito è ovviamente sciocco tassare l'acqua minerale, come propose il governo nel 1990 per rimangiarsi subito la proposta. Il prelievo del 6 per 1000 sui conti correnti bancari deciso nel luglio 1992 è ovviamente iniquo, possiamo avere sul nostro conto soldi che ci hanno prestato. Molti avvocati depositano in conti a loro intestati somme ricevute dai loro clienti per pagare tasse o per investimenti. Dunque, molti cittadini vengono tassati non sul patrimonio ma su una disponibilità finanziaria momentanea. La tassa sulla casa, sempre decisa nel luglio 1992, noi aggiungiamo, dopo aver spaventato i cittadini italiani con chissà quali catastrofi che sarebbero avvenute, cosa tutta falsa e campata per aria, perché l'Italia è comunque un paese ricchissimo, ma per ricchezze intrinseche, non per ricchezze economiche di movimenti di denaro. Colpisce chi ha investito in immobili più severamente di chi ha investito in azioni, in preziosi o in beni all'estero. Infatti. Altra ingiustizia. Finale, l'aumento retroattivo dei bolli sulle patenti e sui passaporti, fatto costringendo i cittadini a fare file agli uffici postali, crea inutili oneri ai singoli e fa crescere i costi di riscossione. La cosa giusta da fare era un semplice ritocco delle aliquote IRPEF e ILOR. Le prime hanno già carattere progressivo, per cui i più ricchi pagano di più e i controlli sarebbero stati molto più facili. E con questo chiudiamo la chiacchierata di stasera. Ok, allora grazie della tua disponibilità, salutiamo gli amici che ascolteranno questo video, che è un video con un fermo d'immagine praticamente, perché io sto fermo perché non posso muovermi altrimenti perdo il segnale. Vabbè, allora ci sentiamo domani, sono contento. La volta prossima di Nicola Pende e della visione moderna, attuale della medicina, che viene superata e calpestata da questa situazione dove da una medicina che prende in considerazione l'uomo nella sua interezza, siamo arrivati a una medicina puramente numerica, che è quella di carattere statistico, su cui discutono medici, statisti, uomini politici e quant'altro. Non dovremmo parlare, perché questo è un regresso assoluto della cultura medica. Ma anche del rispetto dell'umanità e dell'essere umano in generale. Oltretutto. Ok. D'accordo, ciao, allora buonanotte, buona serata. Ciao.